basta guardare i numeri, basta conoscere questi dirigenti, questi volontari che fanno tanto per innanzitutto per investire nel settore giovanile, ma fanno numeri rilevanti per quel che riguarda il numero di squadre partecipanti, per portare il nome di Genova in giro per l'Italia, per l'Europa, ma anche quest'anno per la prima volta si arriverà una squadra dagli Stati Uniti. Ma è il passo più importante, per secondo me l'abbiamo fatto con la nostra prima squadra anche ieri, che abbiamo fatto per risultato, che l'ultimo ricordavo, 3-0 ieri di pomeriggio. Ecco, questa è un po' la nostra società, questo è un po' il nostro fiore all'occhiello del 28esimo Trofeo Caravella. Ringrazio la Regione Liguria, in particolare l'assessore Matteo Rossi e i suoi collaboratori per l'assistenza e l'onore che ci hanno dato di partecipare a questa presentazione, che per noi è veramente un qualcosa di importante. Lo ringraziamo veramente. Io penso che quando si parla di questo torneo con questa società bisogna solo fare dei complimenti, perché oggi organizzare un torneo di queste dimensioni non è facile. Non è facile economicamente, ma non è facile anche a livello organizzativo. Loro hanno fatto una formula vincente, una formula che non solo li pone a essere ambiti anche in ambiente nazionale, perché come vedete ogni anno ci sono squadre sia a livello professionistico ma anche di fuori nazione.